Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Basket Consapevole. Oggi ho la gioia di avere qui con me una persona che stimo tanto, è un procuratore di pallacanestro e si chiama Lorenzo Vandone. Ciao, grazie, grazie per le belle parole soprattutto, mi Di nulla. sembrano molto, molto importanti. Sì, non spendo a caso le parole, ho avuto modo di conoscere Lorenzo e di rifrequentarlo per motivi professionali. E quindi incominciamo questo bellissimo spazio di confronto e di condivisione. Lorenzo, in breve, chi sei tu? Che cosa fai? E qual è il ruolo del procuratore? Allora, io sono un agente sportivo, un agente di giocatori di pallacanestro, giocatori e allenatori. Ci tengo a specificare perché è molto diverso l'approccio con gli allenatori e con i giocatori. Sono un ex giocatore di bassissimo livello, poi terminato il mio percorso di studi ho provato, perché poi alla fine uno deve provare le cose, a fare questo tipo di percorso, mi è piaciuto, sta andando discretamente, quindi abbiamo continuato a fare questo tipo di attività. Quali sono le principali caratteristiche di un procuratore? Nel senso che qual è il tuo valore aggiunto come procuratore? Questo io non spetta a me dirlo, io credo che ognuno debba. Il vantaggio di fare questa attività è che ognuno può farla e la deve fare come lo ritiene più giusto, nel senso che non vi è uno schema standard, bisogna comunque cercare di metterci del proprio. Io credo che poi i giocatori, gli allenatori, le persone che comunque ti gravitano intorno lo percepiscono. A me personalmente piace cercare di creare un rapporto interpersonale con i ragazzi e con gli allenatori forte per cercare di capire come ragionano. Non ho la presunzione di pensare di capirli, ma cercare di conoscere è importante per ridurre quello che può essere il margine di errore nelle varie scelte che poi nella loro carriera devono fare. Quindi, riformulando io un po' quello che hai detto, il costruire e tessere una connessione di un certo tipo è uno dei... Per me diventa fondamentale perché chi non conosce può pensare che una squadra, una città, un allenatore vale l'altro, mentre Certo. invece per un ragazzo, soprattutto quando si parla di giovani, il nostro valore aggiunto deve essere quello di indirizzarli non solo tecnicamente nel posto migliore, ma anche logisticamente e rapportandosi a tutto quello che è il contesto intorno. Alla società, alla squadra, perché quello che può essere buono per me, magari per te no, dipende da come ragioni. Oso pensare rispetto alla tua carriera professionale che te ne siano capitate di ogni. Abbastanza. Che cosa succede quando, se te la senti naturalmente di rispondere, quando un giocatore, dal tuo punto di vista, è anche pronto per una certa categoria, ma lui non si sente pronto? Quello è l'aspetto più difficile. Nel senso che tu puoi provare a convincerlo, ma poi dopo in campo va lui, quindi spesso e volentieri è difficile, se poi lo convinci e lui non è del tutto consapevole di quello che può fare, rischia di essere un fallimento. E quindi quando io intendo cercare di creare un rapporto con cliente, che poi è un termine che non mi entusiasma, però quello poi alla fine Con la sono con persona. la persona, devi cercare di capire fino a dove ti puoi spingere, perché c'è bisogno di tempo per tutto e per tutti, quindi. Certo. E ti faccio la stessa cosa al contrario, invece. Ti è mai capitato dei giocatori che magari percepissero di essere a una categoria di un certo livello e invece è il tuo percepito Sì, un po' diverso? quello è più probabile, perché forse l'aspetto più difficile da poter dire ai ragazzi, da spiegare a questi ragazzi, è che magari non sempre la categoria di più alto livello è il percorso più giusto per il loro futuro. È capitato spesso, alle volte ci si confronta, alle volte si viene a una quadratura, a un'idea comune. Alle volte non si arriva a un'idea comune e spesso e volentieri è l'inizio della fine del rapporto, perché chiaramente io devo essere
convinto di quello che propongo nelle modalità e nel percorso. Però chi è rappresentato da me deve essere convinto di avere lo stesso idea di percorso. Non puoi convincerli tu. Certo. E quali sono, no, ad oggi, secondo te, le 3-5 paure di un giocatore professionista? Quelle che naturalmente secondo te riconosce, ma anche quelle che secondo te non riconosce e che tu intercetti o comunque Dipende dalla fascia intravedi? di età, secondo me. I ragazzi giovani, molti ragazzi giovani, non tutti, ovviamente generalizzare è sbagliato, noto che abbiano, temono il fallimento. Nel senso che oggi, e questo secondo me è il più grosso limite dei giovani di oggi, non riescono a fare un percorso parallelo. Mi spiego, lo sport a 18-19 anni non puoi vederlo come la tua unica fonte e forma di vita. Per me devi comunque crearti parallelamente un percorso che possa essere di studio per avere una via, ripeto, alternativa, perché può capitare qualunque cosa. E magari questo ti potrebbe aiutare nei momenti di difficoltà nello sport ad avere la testa impegnata su altro. Spesso questo aiuta a superare queste difficoltà con più leggerezza, con più spensieratezza, che a livello giovanile è importante. Mentre invece questi ragazzi, quelli che dedicano solo il tempo solo a questo, nei momenti di difficoltà che fisiologicamente ci sono, spesso anche ciclicamente ci sono, vivono e somatizzano la paura del fallimento e se te la portano dietro, perché vedono di non riuscire e quindi poi iniziano a fare dei loro ragionamenti. Ho sbagliato, magari puntano il dito sull'allenatore, il compagno. In questo io cerco sempre di spiegare a loro e alle famiglie, che sono molto presenti, altra situazione abbastanza diversa rispetto all'età, di cercare al ragazzo di spingerlo a fare quantomeno un percorso parallelo, perché si può fare. Per quanto riguarda invece gli adulti, le paure sono diverse, legate a, fammi dire, paure un pochino meno, un pochino più materiali, no? Ho paura di non giocare bene, quindi il contratto l'anno prossimo, perché chiaramente ragionano in maniera un po' più da professionisti. E quante energie secondo te un adolescente come un professionista perde per temi che cerca di risolvere prettamente dal punto di vista tecnico, tattico e motorio e che se affrontati da un'altra area, quindi quella più pedagogica, olistica, energetica, psicologica, potrebbe ristabilire un nuovo equilibrio e anche attivare un cambiamento. Quindi quanto attaccamento c'è e quanta paura c'è di aprirsi a qualcosa di diverso? La paura di aprirsi a qualcosa di diverso Come approccio. è il punto focale, nel senso che è difficile rompere lo schema. Fammi fare un paragone stupido: è come quando il Milan di Sacchi si giocava tutti alla marcatura uomo, arriva, no, il filosofo, quello che doveva fare. Chi ha avuto il coraggio di cambiare poi ha cambiato e ha reso un periodo, facendo l'esempio, ripeto, molto banale, indimenticabile, no? Assolutamente. Il cambiamento, la paura del cambiamento c'è sempre, in tutti i settori, secondo me. Il cambiare è incerto, e quindi non ti, Certo. però io credo che in questo momento, in questo periodo storico, i problemi sono proprio tecnici, mentali inteso, Di non, tipo non, emotive. sì, assolutamente, cioè, ci mancherebbe. Anche perché tante situazioni familiari sono diverse rispetto a quelle di 30 anni fa. 30 anni fa un ragazzo aveva altre problematiche, 20 anni fa aveva altre problematiche. Oggi le problematiche sono assolutamente diverse, spesso si riportano a situazioni magari familiari, no? Nel senso che comunque, e quindi secondo me l'aspetto dell'apertura al nuovo mette paura per queste cose qua. Poi, secondo me, c'è anche ignoranza in materia, nel senso che non vi è. Conoscenza. Sai Sì. una cosa che io riscontro, no? Che generalmente le persone attivano un cambiamento quando
sia in uno stato proprio di sofferenza emotiva particolare e quindi di insoddisfazione, oppure le cose continuano a ripresentarsi e non se ne esce. E l'altra cosa che osservo è come se ci fosse un'attitudine e un'abitudine, quindi di contro, quando si sta bene, a non esaltare quella che è la propria grandezza, cioè della serie, tanto tutto sommato così galleggio, no? O forse sono un pochettino meglio rispetto al mio compagno, o forse in questo momento sono tra, che ne so, i primi 5 in Serie A che di coloro che fanno assist o prendono rimbalzi, no? E non c'è l'attitudine all'ulteriore crescita, quindi al miglioramento. Quindi, ok, sono arrivato in questa Mi zona, no? accontento. Sì. La famosa comfort zone, no? Come dicono. Sì, ci sta. Io credo che poi questo sia legato anche molto a un aspetto generazionale, no? I giovani di oggi, la cosa che mi dispiace di più è che pochi sono realmente ambiziosi, no? E quindi, o comunque, non so se è un problema legato a, qui si va un po' oltre, però alla società, o si accontentano un po', non so se tu ti ricordi, ci fu un film anni fa, si parlava della famosa generazione 1000 euro, no? Oggi c'è nella testa di molti, forse è colpa anche un po' delle famiglie, anzi, togliamo il forse, la voglia di, vabbè, un contratto da 1000 euro indeterminato sei a posto per tutta la vita, no? Magari ti accontenti di quello, ma dentro di te potresti veramente fare un percorso di un altro spessore, però chiaramente con dei rischi diversi all'inizio, no? Allora non c'è più paura, non c'è più la voglia di buttarsi, non c'è più. Quello secondo me è un aspetto sul quale la figura vostra, tua, potrebbe essere di grande aiuto, di Grazie. grandissimo. Quali sono secondo te le caratteristiche che ha o che dovrebbe avere un giocatore di pallacanestro consapevole? Nel senso che qui è un po' come se mi tirassi il boomerang, no? Cioè, è chiaro che la consapevolezza, lo stato di consapevolezza è diverso, no? Per ciascuno e momento per momento. Quindi, come dire, se uno chiedesse a me qual è il massimo della consapevolezza, probabilmente direi 3 anni fa alcune cose, oggi ti risponderei diversamente. Però, guardando da questa prospettiva, quando un giocatore secondo te, magari cambiamo parola, è in equilibrio? Un giocatore secondo me è in equilibrio quando diamo sempre parola sia al campo che all'aspetto emotivo, no? Che poi si fondono. È in equilibrio quando in maniera, scusa il gioco di parole, equilibrata, valuta la sua prestazione, la prestazione della squadra, il risultato della squadra con razionalità, raziocinio. Non vi è la ricerca del colpevole, ma c'è la ricerca di una soluzione a quello che è un momento magari negativo. Il giocatore consapevole, equilibrato, è quello che inizia a conoscere bene il suo corpo, inizia ad avere chiari gli aspetti extra basket da. In questo caso basket, parliamo extrasportivo, extracampo, da dover seguire per poter essere poi performante all'interno di quello che è la prestazione sportiva, ma che dà secondo me valore anche ad altri aspetti, essendo questo uno sport di squadra, tutto quello che è l'aspetto psicologico dello spogliatoio, perché poi in una realtà dove ci sono 12 giocatori c'è sempre chi è più contento, chi è meno felice, chi è arrabbiato, chi è deluso, e il giocatore equilibrato, il giocatore consapevole è quello che secondo me arriva in un momento della sua carriera a pensare non solo a ho fatto bene, ho posto così, ma ho fatto bene significa per lui anche coinvolgere quello che è l'aspetto di gruppo che secondo me in uno sport di squadra diventa il punto chiave per poter poi raggiungere un risultato. Ne parlavamo in una delle nostre conversazioni, di come alcuni giocatori riescano durante il percorso cestistico anche a individuare quello che potrebbero essere gli scenari post carriera o a Assolutamente. intercettare il proprio scopo di vita. Quanta attitudine c'è a prendere coscienza che la carriera così non è eterna e come vedi l'evoluzione della pallacanestro? Allora, la prima domanda ti dico,
faccio un salto in avanti, probabilmente è un qualche cosa che parleremo dopo, magari. Dipende molto dall'educazione che hai a casa. Cioè, se i tuoi genitori ti hanno instradato, ti hanno fatto capire che la pallacanestro sì, bellissima, lo sport bellissimo, però la vita vedrà anche un'altra fase, allora il giocatore, il ragazzo, fa quel percorso parallelo e quindi poi dopo non si trova a 35 anni in quella fase psicologica difficilissima di passare dal faccio una vita da sportivo, gioco a pallacanestro, faccio una bellissima vita, al dover iniziare un percorso da zero molto complesso, perché poi chiaramente anche a livello psicologico diventa molto difficile. L'altra domanda mi dicevi... L'evoluzione della pallacanestro. L'evoluzione della pallacanestro... se questa intervista rimane tra noi, magari uno può essere sincero, no? Ma non troppo. No, nel senso che l'evoluzione della pallacanestro è, secondo me, lo specchio di quello della società. Siamo condizionati dalla paura di cambiamento, di lanciare giovani, non solo in campo, anche nelle sfere più alte. Siamo gestiti, poi possiamo dire bene o male, cioè questo non è il mio pensiero, non sto giudicando il come, certo. Siamo gestiti però da non dia cambiamento, ci governano e ci danno le regole persone che hanno fatto benissimo in passato, ma che probabilmente oggi potrebbero far passare anche qualche giovane, no? Con qualche idea un po' più fresca. Fermiamoci qui. Però è chiaramente un mio pensiero. No, certo. Sai, poi come spesso succede, no? Ognuno non solo fa del proprio meglio, ma a volte all'interno di un sistema, no? Che è più complesso, come dire, a volte vediamo una parte della fetta di torta e non riusciamo a guardare la torta nel suo insieme. Chiaro. Chiudo con questa domanda. Parlavo con un dirigente, direttore sportivo di una società di calcio, sì. Blasonata, e poiché in questo periodo porto in tour una serata di formazione dal titolo Come sostenere il proprio figlio nel processo di crescita sportiva, passando da fallimenti, ansie, cadute, certo. Aspettative, e lui mi diceva: Angelo, sai che forse c'è un qualcosa, no? Che come posso dire, forse è il caso di dire, ed è questo. Dal mio punto di vista, mi raccontava anche lui, genitore, dice: a volte mi sembra di notare come il genitore, quindi non l'adulto, ma l'adulto genitore, si senta un fallito nella misura in cui non riesce a portare avanti in maniera equilibrata la carriera sportiva, educativa, scolastica del proprio figlio, e quindi poiché c'è questa percezione di sentirsi fallito rispetto a una richiesta di aiuto verso un esperto, mantiene attivo quel disequilibrio e non si apre al cambiamento. Quindi quanto secondo te un genitore rischia di sentirsi fallito nella misura in cui alza la mano e chiede aiuto? Questo è un discorso secondo me che può essere fatto a tutti, non solo un genitore. C'è una persona, qui partiamo dal presupposto che non so se è questo paese o questa società, chi alza la mano e chiede aiuto è un debole. E questo è il problema di fondo. Cioè, se e noi dovremmo farvi passare un messaggio diverso. Beh, direi. Se siamo qui è per cercare di far capire. Ma sì, ma perché se uno ha un problema, l'inizio della soluzione è ammetterlo. Esatto. This is it. Se tu non ammetti il problema, non fai finta di non vederlo e quindi non lo risolvi. Quando si entra nella sfera genitoriale, poi secondo me ci stanno aspetti diversi, no? Nel senso che un genitore, soprattutto quando vede un ragazzo nello sport, no? Che magari può avere delle attitudini, delle qualità, è più che paura di avere un fallimento personale. Io intendo molti genitori vedono nella riuscita sportiva del figlio quello che è stato il loro fallimento, no? In passato, quindi cercano di superare questo tipo di passaggio qua. Non vi è l'obiettività,
insegnare a un ragazzo che si è perso o se gioca di più quell'altro, il tuo compagno di squadra, non è perché l'allenatore è cattivo o c'è una congiura, no? Ma perché semplicemente si è allenato meglio o in quel momento è più bravo e spronarlo a cercare di lavorare e migliorare. La cultura di oggi è questa, cioè il problema è quando tu mi dici la più grossa difficoltà è alzare la mano e chiedere aiuto, perché spesso e volentieri non pensi di avere un problema, pensi che sono gli altri che te lo generano. Certo. E quindi se questo è il modo di ragionare non lo risolverai mai, ma anzi creerai sempre più aspettativa. Il fallimento, il botto sarà più grosso e poi dopo sarà più complesso recuperare. E chiudo con questa domanda che per il 2019 non farò più a nessuno, Non ha quindi l'ho altro fatta alla Pellegrini, l'ho fatta a Puzzolini, l'ho fatta a un gusto. preparatore NBA. Beh, insomma. Vabbè, quindi potresti pure non farmela E perché ti hanno quindi no, l'ho fatta, risposto. arriverò a 5 il quinto nel 2020, quindi Bene. mi fermo qui. Se tu dovessi essere oggi allenato, quindi un allenatore, quali di queste qualità per te è prioritaria? Il saper fare, il saper far fare, il saper comunicare o saper Da parte sua dici? essere? Sì, quindi tu sei l'atleta. Beh, un insieme di cose secondo Primo posto. me. Il sapere. Sì. L'allenatore deve sapere. Perché se io riconosco il sapere all'allenatore, accetto la critica costruttiva e anche non, la punizione, accetto, recepisco anche il complimento in maniera diversa. Quindi per me l'allenatore deve sapere. Secondo, Ricordami. sapere, saper fare, saper far fare, saper Saper comunicare, comunicare, oggi saper essere. saper comunicare. Perfetto. Saper comunicare che va di pari passo al saper far fare. Perché chiaramente devi saper comunicare a una persona, quando sai comunicare a una persona, magari lui riesce a fare in maniera, è più semplice entrare nella tua testa. E poi le altre due mettiamo le dopo. Perdono. Allora, io ringrazio Lorenzo Grazie per il suo a te. prezioso tempo, per il confronto, la condivisione e la complicità. Lo ringrazio per il suo contributo, Lorenzo Grazie Dandone, mille, grazie a procuratore. tutti. A presto e grazie a tutti. Buona giornata. Ciao. Ciao.